Cheers, buddy. Comment? Sans français? What? Say something in French. Oh, you want something in French? Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans le videoclip d'Amos. Ragazzi, benvenuti nella mia umilissima dimora qui a Beverly Hills. Chiaro, non volevo dirvelo prima perché chiaramente volevo play it low. Però sì, ho una villa gigantesca a Beverly Hills e ho anche una band che suona in giardino. Ho appiccicato il telefono al volante. Un'altra giornata soleggiata. Su tutta l'area di Los Angeles, quest'oggi è previsto molto soleggiato e sarà previsto ancora più soleggiato da domani e per tutto il mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Molto più soleggiato di oggi se continuate a cliccare su... Sto andando a Beverly Hills, che non è una figata, infatti vedete che ho anche una camicia a quadretti. Mi sembra logico che se vai a Beverly Hills a fare il figo metti una camicia a quadretti, così sanno tutti, porti una capretta al posto del cane e sanno che sei svizzero. Dunque, volevo approfittarne per ringraziare tutti tantissimo per l'aiuto che mi state dando e i click su mi piace. Come specificava la mia amica Stefania, o Stefi per gli amici, o Blondie per chi vuole, non dovete, cioè se volete potete, però non dovreste cliccare sul post direttamente, dovreste cliccare sulla pagina mi piace, poi boh, se non vi piace vabbè, per caso non cliccate, va bene, non sarò arrabbiato. Non ho fatto un incidente, anche perché sto andando 30 all'ora, quindi secondo gli americani tutti gli svizzeri hanno i capelli biondi. E quindi io sono un alieno. Fighissimo! Grande, mi si è staccato anche il tom tom. C'è da dire che attaccare il tom tom, il navigatore, è un'arte. Anche la signora al mio lato, ottantenne, spavalda, che utilizza il telefonino in auto. In sostanza, questa non è la mia casa, io vivo in un appartamento un po' scacazzato. È la casa di una produttrice musicale che beve gin tonic come se fosse Vomaltina. Ora mi stanno truccando perché hanno deciso di farmi fare la comparsa e mi hanno detto che senza trucco sembravo un elfo del Signore degli Anelli. Solo senza capelli. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Scusate per il finale un po' da Edgar Allan Poe, però, beh, meno 2 mesi all'uscita del libro. 31 ottobre. Ecco, quella cosa che mi mette adesso invece era abbastanza fastidiosa. Non so bene cosa sia quella spatolina, però dava veramente fastidio. It's one. Oh. Switzerland. Switzerland. Okay, go for it.